Desidererei altro, ecco, di avere sul mio cellulare altra persona se non mia figlia. A Grazie. posto. La Juventus è campione d'Italia! La Juventus è campione d'Italia! Con un turno di anticipo vince il campionato da imbattuta! È un'impresa incredibile, soprattutto considerando i pronostici della vigilia. Sono in campo i tifosi, super spot e poi torniamo in diretta da Rocco! Non so se hai bevuto champagne, birra, spumante, abbiamo visto di tutto circolare negli spogliatoi. Io ti chiedo se l'immagine di questo tuo campionato intanto è quel gol con la Lazio. È anche quello, da parte mia, da parte di tutti. Marco ha detto una cosa importante, oggi festeggiamo uno scudetto che tutti quanti ci siamo meritati alla grande e io sono felice di aver fatto un momento così, quel gol, certo. Il tuo sogno l'anno scorso era giocare nel nuovo stadio, adesso lasciare con uno scudetto, insomma, forse è un sogno troppo grande, nemmeno tu ci credevi. Io inizio ogni anno per vincere, alcune volte non capita, ultimamente un po' spesso, per cui quello che è successo stasera mi ripaga di tanti anni, soprattutto pensando al 2006, e quindi ha un sapore specialissimo. Ilaria, ve lo lascio solo per due. Senza saper suonare, volevo dirglielo, adesso sta a sentire. E mi deve farli la rossa un po' più fino. Devi sapere che il più grande spettacolo... Ragazzi, siamo i campioni dell'Italia, siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi! Ragazzi, un saluto a tutti, è bellissimo! Altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo. Senza voce, quindi vivo, felicissimo, abbiamo parito niente, quindi per me è una gioia unica. È veramente una gioia. Una gioia, sicuramente complimenti a tutti i ragazzi, perché io quando sono arrivato già la squadra era prima in classifica, siamo stati bravi poi da gennaio in poi a lavorare ancora e sì, posso dire che una piccola firma l'ho messa anche io e ne sono felice di essere entrato nella storia di questa grande società. Adesso c'è da mettere la ciliegina sulla torta con la Coppa Italia. L'emozione non si descrive, anche se c'è questo bambino qui con me, l'emozione è grandissima, lo scudetto è meritato, abbiamo dominato dall'inizio alla fine, non abbiamo mollato quando avevamo 7 punti di distacco e questa è la dimostrazione di un grande gruppo, di una grande squadra. No, io non ho... È una
un'emozione indescrivibile, non riesco neanche a crederci, guarda. Abbiamo meritato questo campionato, non abbiamo mai perso, siamo stati sempre lì da quest'estate e quindi è uno scudetto che ci meritiamo. È stata la crescita di tutti, non ce la faccio neanche a parlare, ora sto mangiando, cioè, perché, non lo so, però forse è l'inerzia, però è bello, bellissimo, una sensazione però è indescrivibile. Dimmi diretta, dimmi tutto! Tutto questo affetto che c'è stato avanti albergo, che c'è questo fallito qua di fisioterapista! Vieni qua, che cosa ne pensi? Dimmelo! La cosa speciale, è un sogno, l'importante è che questo sogno sia avverato. Mi ricordo anche che vidi una conferenza stampa di Allegri in cui parlava già di seconda stella per l'anno prossimo. Disse: cavolo, sono proprio convinti di aver vinto lo scudetto. Se chiude gli... Sono attesi 70.000, c'è chi ha anche detto 100.000. Se finire in battuta il campionato e vincere la Coppa Italia sarebbe la prima squadra di sempre. Ecco qua, guardate Bonucci. Sentiamo. Della Juventus alzerà il trofeo di campione, eccolo, d'Italia, eccolo qua. Con la luce. Quella che faccio fatica anche a raccontare, però è stata veramente una giornata molto, molto intensa, molto ricca di emozioni. Non finisce qua perché dobbiamo festeggiare. I ragazzi sanno benissimo che le vittorie vanno festeggiate, perché le vittorie devono rimanere ben impresse in mente, sapere quello che ci spetta quando vinciamo, in modo che poi in futuro ricerchiamo a tutti i costi questi momenti. Menzione con la sua durezza, con la sua cattiveria, con la sua juventinità, Antonio Conte, sentite l'applauso. È un uomo giusto, assolutamente vero. Tutti gli applausi che arrivano, anche tutte le altre. Una carriera esemplare, una sportiva, diventare esempio per i figli dei suoi tifosi. E adesso è proprio lui, Alessandro Del Piero, che è salito ai gradini dell'onore, che è pronto ad alzare per l'ultima volta con la fascia di capitano che non ha lasciato neanche quando ha salutato il campo. Alza per l'ultima volta il trofeo, alza la coppa della Juventus, campione d'Italia 2011 e 2012. Una stagione esemplare, una stagione commovente, una stagione che entrerà nella storia pulfugina della squadra bianconera. Alessandro Del Piero in piedi, la coppa in mano, il pubblico juventino in piedi, tutto intorno a lui, qui allo stadio in tutta Italia. È tornata la Juventus, è mancata i suoi tifosi, è mancata anche i suoi avversari.
stato fantastico, fantastico, perché coronato con uno scudetto e con numeri veramente importanti che rimarranno nella storia, perché come ho detto ai ragazzi, se ci sarà qualcuno che farà quello che abbiamo fatto noi, al massimo ci potrà eguagliare, però non ci potrà superare, perché riuscire a fare un campionato imbattuto come abbiamo fatto noi è stato veramente qualcosa di bello, di stupefacente, e sicuramente rimarrà perché questa è storia, ecco. Quello che è successo oggi è qualcosa di, per me, incredibilmente bello. Mi sforzo di pensare questo perché è altrettanto chiaro che c'è un forte velo di tristezza in me, ma rientrerà per preparare la finale di domenica, però è incredibilmente bello quello che ho visto negli occhi della gente. Sono cose che rimangono al di là di, ripeto, vittorie, sconfitte o rapporti più o meno tesi o particolari, quindi ci tengo, e non lo faccio con ipocrisia, ma ringraziare ancora la gente. Io ho visto, non mi è servito vedere l'immagine, ho visto dal vivo quello che le persone quotidianamente fino a oggi fanno per me, hanno fatto per me, quindi quello va oltre tutto. Accesa. E tu dici... Di più, niente. Più di 8 scudetti, più di una promozione dalla Serie B, più di una Coppa Italia, e speriamo due, più di 4 Supercoppe italiane, più di una Champions League, più di una Supercoppa europea, più di una Coppa intercontinentale, più del gol alla Fiorentina, più di un gol alla Del Piero, più del gol a Tokyo, più delle mie lacrime, più del gol a Bari, più di un gol al volo di tacco nel derby, più di un gol per l'avvocato, più della linguaccia contro l'Inter, più dell'assist a David, più del gol numero 187, più del gol alla Germania, più di Berlino, più del gol a Frosinone, più del titolo di capocannoniere in B, più del titolo di capocannoniere in A, più della standing ovation al Bernabeu, più di 704 partite con la stessa maglia, più di 289 gol, più di una punizione che vuol dire scudetto, più del gol all'Atalanta, più di ogni record, più della maglia numero 10 con il nome Del Piero, più della fascia di capitano, più di tutto, c'è quello che mi avete regalato in questi 19 anni. Sono felice che abbiate sorriso, esultato, pianto, cantato, urlato per me e con me. Per me nessun colore avrà tinte più forti del bianco e nero. Avete realizzato il mio sogno. Più di ogni altra cosa, oggi, riesco soltanto a dirvi grazie, sempre al vostro fianco. Il pullman scoperto che è arrivato. L'ultima parte del percorso che raccontiamo l'ha fatto a grande velocità, proprio perché ha cercato di recuperare, diciamo così, nell'ultimo chilometro tutto il tempo che aveva perso, oltre 2 ore di ritardo su quello che era la tappa, ma il grande abbraccio di tutta Torino. 400.000 persone l'avete vista in diretta con noi questa sera, un migliaio qui nel locale. Da adesso, nel momento in cui i giocatori sono entrati all'interno del locale, è stato completamente dedicato a loro, inizia la parte privata, inizia la loro festa con tutte le famiglie, tutti gli amici, i dirigenti, tutti i dipendenti della Juventus. Una grande festa, tutta bianconera, solo fra di loro, dopo quello che è stato il bagno di folla di tutta una città e molto di più, con oltre 400.000 tifosi che hanno invaso Torino. Ve lo stiamo raccontando in diretta, in questo momento si è concluso il tour della Juventus e i giocatori stanno entrando adesso all'interno della discoteca. Perfetto così, grazie Francesco Cosatti, fermiamoci per un attimo perché torniamo tra poco ancora con tutti.